Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Siamo qui nel nome di Gesù Cristo. Accomodate, corro. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Santo è il nome del Signore. Hanno fatto fretta per comprare una batteria e non viene più. Lode Gesù Cristo. C'è un canto. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onipotente. La mia fortezza, il mio Dio, in cui confido e non ti terrò. Il mio Dio, in cui confido e non ti terrò. Il mio Dio, in cui confido e confiderò. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Salmo 91. Oggi c'è un evento al centro. Ci sono più di 300 persone. E molti di noi sono impegnati su. Ma noi abbiamo questo impegno primario, quello col Signore. E preghiamo per i nostri fratelli che sono impegnati. Che bel canto quello di prima. È il Salmo 91. Abbiamo cantato il Salmo 91. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, dalla peste mortifera. Queste sono, in questo salmo, sono contenute promesse eterne, le promesse eterne del Signore. Questa sera, se tu le fai tue, ci credi, tu le puoi raccogliere, le puoi vedere nella tua vita. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai il rifugio. La sua fedeltà ti è scudo e targa. Tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, né la peste che va attorno nelle tenebre, né lo sterminio che infierisce in pien di mezzodì. Mille te ne cadranno al fianco e 10.000 alla destra, ma tu non ne sarai colpito. Solo contemplerai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio,
Tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo. Male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente. Lo leverò in alto perché conosce il mio nome. Poiché egli ha posto in me la sua affezione, poiché egli ha posto, guarda che dice il Signore, gloria a Gesù Cristo, hai posto, dice, poiché egli ha posto in me la sua affezione. Non dice fede, in questo caso dice affezione, cioè sei affezionato a me. Che significa? Se lui diventa il tuo rifugio, guarda all'inizio del Salmo, chi dimora al ritiro dell'Altissimo e alberga all'ombra dell'Onnipotente, cioè alberga all'ombra dell'Onnipotente. Chi confida in Lui? Signore, noi confidiamo in Te. Signore, noi mettiamo la nostra fiducia, il nostro affetto, il nostro amore verso di Te. Guarda che promesse. Egli ci promette le promesse. Egli ci vuole fare vivere le promesse. Al popolo, al suo popolo, egli promette la terra promessa. Al popolo di Israele, quello fisico, egli promette, dice, una terra dove tu non hai lavorato, non hai piantato, ma tu entrerai e raccoglierai i frutti. Una terra dove scorre il latte e il miele. Lode Gesù Cristo. Queste promesse ancora oggi non sono state cancellate. Le promesse di Dio sono, dice la scrittura, ab eterne, cioè valgono in eterno, sono promesse ineffabili, eterne. Gloria a Gesù Cristo. Sono promesse ineffabili, eterne. Lode Gesù. Sono accoglibili, possono essere accoglibili. E io le accolgo, ci credo e dico, Signore, non per opere, non è che Dio ce le dà perché siamo un popolo eletto in quanto alla fede, eletto in quanto alla fede, ma non perché siamo una stirpe, diventiamo una stirpe nobile, un reale sacerdozio. Ma chi ci fa diventare così? Il suo sangue, il riconoscere l'opera della croce, riconoscere il sacrificio, e questo sangue che egli ha versato per noi ci ha acquistato per avere questo diritto. Questo diritto l'ha pagato Gesù per noi. Gloria a Gesù Cristo. Egli ha pagato il diritto per noi. Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, aiutaci, Padre, questa sera a comprendere ed entrare nelle tue ineffabili promesse. Gloria a Gesù. Egli ci promette la grazia e insieme alla grazia una serie di promesse incredibili, tutte per noi. Lode Gesù Cristo. Dice poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò. Chiudiamo i nostri occhi. C'è qualcuno che ha bisogno di essere liberato dentro? C'è qualcuno che è legato e vuole essere liberato? Tu senti il bisogno di essere sciolto? Chiudete i vostri occhi. Signore Padre, io ti voglio pregare per coloro che hanno questo problema. Signore, io ti prego, Signore, sciogli, libera, Padre. Libera nel nome di Gesù Cristo. Amen. Metti il tuo cuore nelle mani di Gesù Cristo. Metti la tua vita nelle mani di Gesù Cristo. Alleluia. Dice, poiché hai messo la tua affezione. Cioè, quando noi ci rifugiamo a Lui, Egli diventa la nostra parte. Il remuneratore della nostra fede. Gloria a Gesù Cristo. Egli, cioè il Signore. Chi è questo Egli? Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Sai cosa produce? Se tu vai dal medico e hai qualche problema, sintomi, lui dà i sintomi, ti dirà qual è il problema. Giusto, Dino? Nella casistica, nello studio che il medico fa, lode Gesù Cristo. Il medico che opera per il corpo. Ma per i problemi dell'anima, chi può intervenire? Io medici non ne conosco che possono intervenire e curare l'anima. Dice, chi può curare le afflizioni dell'anima? Chi può curare i traumi dell'anima? E quelli che sono legati nell'anima, chi li può sciogliere? Gesù Cristo, attraverso la sua parola, egli manda la sua parola, perché nella sua parola c'è lo spirito e la vita. Tu questa sera sei fede. Se hai fede, tu riceverai dentro di te lo spirito della vita e sentirai la vita dentro, che ti scioglie da ogni legame negativo, da ogni legame che ti tiene giù, che ti produce afflizione e ti libera da ogni paura. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo davanti alla sua presenza. Chi soffre? Chiudete gli occhi. Non voglio curiosi. Un rapporto con Dio. Chi soffre di paure?
di paure notturne, giornaliere. Lode Gesù Cristo. Padre, io ti prego, libera da ogni paura, libera da ogni paura. E la parola questa sera è per liberare dalle paure. Egli viene per liberarci da ogni paura. L'amore perfetto, dice la Scrittura, toglie ogni paura. Dice, che significa questo? L'amore perfetto, l'amore verso il Signore, verso la sua parola, diventa salute e guarigione per noi. Io ne sono un testimone, eh? Io ne sono un testimone. Io sono stato liberato da ogni paura. Sono stato liberato da ogni paura. Pure tu puoi essere liberato. Come? Dice, l'amore perfetto verso chi? Verso Gesù Cristo. Rapporto di integrità con Lui. Inizia da questa sera ad avere un rapporto integro con Lui. Confessa tutte le tue iniquità, tutti i tuoi dubbi. Sai chi produce i dubbi? Il peccato. Il peccato. Il peccato produce dubbi. I peccati che nascondiamo. Perché se fosse per i peccati saremmo interamente distrutti. E per i peccati che nascondiamo davanti a Dio, quando noi, io ogni tanto vedo anime, ma Dio mi ha dato il discernimento e comprendo, vedo, sto imparando a stare zitto. Sto imparando ad attendere, come il Signore. Sto acquisendo un suo carattere ogni giorno. Questo è cammino verso Cristo, e acquisire il carattere di Cristo ogni giorno. Prima ero più reattivo. Quando qualcuno mi diceva la menzogna in faccia, non lo sopportavo. È una cosa che nella mia vita mi ferisce, mi fa e provoca in me una reazione, la menzogna, proprio indefrante. Cioè, quando me la vogliono fare, come dire, spudorata, no? Mi raccontano bugie, menzogne. Credetemi, non venite con la menzogna e la bugia verso di me. Io li riconosco, non venite, mi affliggete. Poi mi vedete che mi affliggo, no? Che è perché lo fai davanti al Signore. Non lo fare perché ti chiami un giudizio verso di te, verso la tua casa, verso... Non lo fare. Davanti, non a me, al Signore, confessi i tuoi peccati. Dice, bandite la menzogna, non lo dite. Alcune vogliono giustificarsi dicendo la menzogna, non lo fate, non fatelo, non fate come quello del mondo, non usate questa azione diabolica, contamina la vostra vita,
contamina lo spirito, l'anima, il corpo. Poi dice: perché non c'è la guarigione? Perché uno sta male? Perché uno non ha le benedizioni di Dio? Noi facciamo di tutto e di più, Dio non c'è. Poi hanno un atteggiamento davanti a Dio poco integro. Lode Gesù Cristo. Egli conosce e scruta i nostri cuori. Il Signore Gesù scruta il nostro cuore, conosce proprio nella profondità. Cioè entra nella profondità. Oggi usano strumenti per entrare nella profondità del corpo. Il Signore, attraverso il suo spirito, ci conosce, come ci scannerizza e vede tutto, tutto. Lode Gesù Cristo. Al servo di Dio non dite la menzogna, meglio non dire che dire la menzogna. Se hai qualcosa che edifica, dille, se no taci. Non dire, ma non dire la menzogna. Lode Gesù Cristo. Dice: io non so perché lo sto dicendo, perché evidentemente questo serve per la guarigione e la salute, per la purificazione dell'anima e dello spirito, per crescere in una integrità, perché egli ci sta chiamando a crescere come corpo, significa come chiesa, come corpo di Cristo, a sua immagine e somiglianza. L'altra sera ci hanno chiesto, sono venuti l'Associazione Sociologi Italiana, con loro abbiamo un accordo su temi sociali. Lode Gesù Cristo. E una di quelle ha detto: ma quanti siete? Ho risposto io: uno. Più diventiamo uno, cioè più ci identifichiamo e siamo uno, significa che siamo uno con Cristo. Questa comunione, poi fisicamente, praticamente, ve lo spiegano gli anziani. Chiedete loro, loro sanno. Questa comunione. Lode Gesù Cristo. Uno. Dice: quanti siete? Uno. La prossima volta spero risponderete con solerzia. Uno. Ta. Gloria a Gesù Cristo. Abbiamo avuto una bella serata, la chiesa è invitata perché sono eventi, io lo so che siamo, vi stresso, siamo stressati, però dico, in questo tempo, in questa terra, siamo di passaggio. Le opere che facciamo in Cristo, e questa è un'opera che facciamo in Cristo, è un'opera che è un'azione cristiana per noi, che si interfaccia attraverso altre persone che accolgono il nostro modo di dire e di fare, che è un modo cristiano di Cristo. Noi vogliamo essere sale e luce, sale e luce, ed è un'azione. Me sistemiamo il pH, pace. Noi abbiamo una piscina, no? Ormai Mimmo è diventato un esperto. Lui misura il pH, misura l'alcalinità,
e mette i prodotti per sistemare. Ecco, noi cristiani, dice la scrittura, siamo luce e sale. Sistemiamo, come dire, un modo di dire, il pH. Non si vede. Il sale nella minestra non si vede. Tu vedi il sale, però quando è dissapito, oppure è salato, si sente. Ma il Signore ci chiama a essere sale, a dare il senso, a dare sapore. Ci chiama a questa funzione. È una funzione, dice, che non si vede, però poi si sente. Perché un giorno, quando saremo davanti a Lui, e ci chiederà: cosa avete fatto? Dice, abbiamo collaborato col pastore Tony in questi progetti. Ti abbiamo servito attraverso questi progetti. Ecco, quindi, se voi collaborate, come dire, nel vostro curriculum spirituale, sono tutti segnati. Non è che glielo devi dettare a qualcuno, vengono in automatico catalogati, ta, 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 ta. Perché il Signore dice che il giudizio inizia dalla casa di Dio. Quando ci sarà, ci dice la scrittura, il giudizio, il vaglio, i primi a essere vagliati saremo noi, il suo popolo. Ci sarà il giudizio delle nazioni, il giudizio delle genti. Anche alle nazioni verrà chiesto: cosa avete fatto per il mio nome? E quindi significa che nel regno di Dio, nel regno dei cieli, non è un appiattimento, è un regno pure là. Questo non lo dico per creare dentro di voi, perché è la verità questa. Se il Signore dice che tutto quello che noi abbiamo fatto ci verrà messo in un conto di giustizia, che dice la scrittura? Ci dice proprio questo, che quindi tutto quello che noi faremo è come un credito, e questo determinerà dove noi saremo, il posto nel cielo, fratelli. È un regno, il regno dei cieli è un regno. E io voglio avere un posto più vicino a Gesù. Voglio incontrare coloro che hanno servito Gesù Cristo prima di noi, che oggi sono con Cristo. Io li voglio incontrare. Lode Gesù Cristo. Io mi ricordo del nostro pastore Gilberto, quando all'inizio della fede io compresi subito che agire nel nome di Gesù Cristo e fare qualcosa nel suo nome, questo ti rende davanti a Lui, non ti accredita, ma ti fa stare più vicino a Lui, sia sulla terra sia là sopra. Perché più tu operi nel suo nome, ti identifichi con Lui, più sei vicino pure qua, lo senti più vicino, sì o no? Quelli che servono Gesù Cristo, io non voglio, ma quelli che sono impegnati in Gesù Cristo, non sentite questa comunione forte con Gesù? Certo, c'è. E più lo servi, più senti, e così sarà nel regno dei cieli. La raccoglieremo. Lode Gesù Cristo. Quindi Egli ci chiama, fratelli,
a fare qualcosa nel suo nome. Operate nel nome di Gesù Cristo. Io ho pregato e ho detto: Signore, dammi un luogo per poter fare delle opere nel tuo nome, per lavorare nel tuo nome. Magari qualcuno ha chiesto: Signore, voglio riposare nel tuo nome. Non lo so se ha ricevuto, può darsi. Ma io voglio stare al centro dell'amore di Dio. Io voglio sentire tutto l'amore di Dio. Tutto. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E ciò che produce poi le paure, stavo dicendo, per giungere a dire cosa produce le paure? La disubbidienza alla sua volontà, il camminare nella disubbidienza, cioè significa conoscendo la verità, conoscendo l'indirizzo, sapendo qual è l'indirizzo, quella è la via dell'ubbidienza. Si tentano sempre le vie, quelle della disubbidienza. E la via della disubbidienza produrrà, stavo scrivendo io, degli effetti collaterali, come quelle medicine. Effetti collaterali. Sai cosa produce la via della disubbidienza per noi cristiani? Per noi che crediamo in Gesù Cristo, produrrà degli effetti. Inizierai a sentire un amore più verso l'esterno che per l'interno. Inizieranno e ti piaceranno ogni giorno di più le cose del mondo invece che le cose di Dio. È un'attrazione fatale. Dice: al cuore non si comanda. Sai perché? Non è che il cuore, è lo spirito. È perché tu, dice in Apocalisse la Bibbia, che negli ultimi tempi chi è santo cerca la santificazione. Chi si contamina per effetto della contaminazione cerca la contaminazione. Guarda che avviene così. Se tu ti penti ora, questa sera, vedi, Dio ci dà la possibilità, ancora siamo nel tempo, c'è tempo. Se tu ti penti di tutti i tuoi peccati, di ogni iniquità, Egli è fedele e giusto da perdonarci. Cioè, questo significa che tu ricerchi la santità. Andare a Lui e chiedere il perdono dei peccati significa una ricerca di essere liberate da ogni contaminazione. Poi la liberazione dalla contaminazione avviene attraverso l'ubbidienza, che solitamente chi è contaminato sta lontano per non ubbidire. C'è un problema con l'ubbidienza. Quindi tu vedi, siccome le autorità sono coloro che poi mettono in ubbidienza, tu vedi, o l'autorità massima della Chiesa, ci sono quelli che chi si avvicina di più e chi si allontana, a momenti. La disubbidienza, sai cosa produce? Poi ve lo faccio leggere. Peccato della divinazione, dice in Samuele, la disubbidienza. Cioè ci fa cadere nell'idolatria, ci fa cadere nell'orgoglio. Cioè chi si contamina ogni giorno di più. E inizierà a sentire amore, attrazione. Non più per le cose del cielo, ma per le cose della terra, terrene. Perché il peccato viene dalla terra. E quindi tu senti questa attrazione fatale. Diciamo il film, no?
in un fatto dello spirito. Però tu puoi interrompere questa maledizione, questa sera, tu la puoi distruggere, se tu vuoi. Se tu vuoi, puoi vincere. Vuoi? Chiudi i tuoi occhi. Signore, alza le tue mani. Signore Padre, ti voglio pregare per tutti coloro, Padre, che stanno venendo a te e chiedono, Padre, di essere sciolti e liberati da ogni potere di questa terra, da ogni legame con lo spirito del mondo. Signore, sciogli e libera affinché possano venire a te e chiedere il perdono dei peccati. Nel nome di Gesù Cristo. Se tu hai creduto in quello che io ho fatto, tu sentirai il bisogno ora di chiedere tu personalmente al Signore: Signore, perdonami di tutti i peccati. E sai cosa fa? Questa azione di fede compie un'azione osmotica. Mentre tu dai, tu ricevi. Dai e ricevi. Gloria a Gesù Cristo. La Chiesa ha bisogno di santità. Tutto il resto sono tutti accessori. Come dire, accessori. Accessori, non so se... Ma primariamente la Chiesa è un elemento del cielo, fratelli. Segnatelo, anziani. Primariamente la Chiesa è un elemento del cielo. E noi dobbiamo cercare la santità. Poi le altre cose. No, non dobbiamo ricercare i finanziamenti, i progetti. Sì, pure. Ma quelli sono accessori. Accessorio. È un accessorio. Non il banca alimentare. Dobbiamo cercare il banca alimentare. Cioè, non sto dicendo che no. Sto dicendo che primariamente dobbiamo cercare la santità. Primariamente noi dobbiamo cercare un rapporto con Dio. Dice: ma io prima la santità, poi il resto sono accessori. Il rapporto con Dio. A me che mi serve che tu fai qualcosa e poi l'anima tua è contaminata, si contamina e non stai nell'ubbidienza. Dimmi, a che mi serve? Come dire, c'ho la mensa aperta, però poi diventa un luogo, un ricettacolo di contaminazione. Io cerco santità. Non so, e la santità viene dall'ubbidienza. Sai come si ottiene la santità? Ubbidienza. Lode Gesù Cristo. L'ubbidienza produce santità. Io stavo vicino al mio pastore e quando lui non mi diceva nulla, io dicevo: dimmi qualche cosa che io posso ubbidire. Perché l'ubbidienza produce il bene dentro di noi. Lode Gesù Cristo. Non è che... cioè, non sto facendo una predica pro la persona, assolutamente, non mi interessa. Io ho l'interesse delle cose di Dio, ho lo zelo per le cose di Dio, lo zelo per la sua casa mi consuma. Personalmente, se non avesse questi incarichi, io dico, meglio che non lo dica, non edifica, non edifica. Ma tu mi hai messo come responsabile, io che devo fare? Se vedo superficialità, se vedo in coloro che devono mostrare zelo, mi affliggo, non mi devo affliggere. Io ho scritto agli anziani ieri, perché li ho chiamati in una riunione e mi hanno promesso zelo. Pastore, saremo zelanti con le mogli, zelanti.
poi dopo un minuto si dimenticano. Si dimentica. Lode Gesù Cristo. Si dimentica. Qualsiasi impegno uno ha, se uno vuole essere presente e fedele alle cose, lo può fare. Tutto è possibile a chi crede. E a chi lo vuole, cioè, chiaramente. Tutto. Tutto. Lode Gesù Cristo. Tutto. Perché quando uno vuole, la sapienza ce l'ha. La voglia e la forza ce l'ha. Alleluia. Uno solo mi ha scritto poi come risposta. Questo per dire che il pastore ha cura delle pecore, ha cura del gregge, ha interesse per le cose di Dio, non le lascia. Non le lascia nel proprio andazzo negativo. Glielo dice: vedi, stai seguendo una via che non è quella iniziale. Lode Gesù. Perché il sangue loro ricade su di loro, che sono stati avvertiti. Dice in Ezechiele, dice: quando tu vedi che sta arrivando il nemico, lo dice alle sentinelle, e tu non avvisi che sta arrivando il nemico, il sangue del popolo ricadrà su di te. L'avete mai letto questo passo? Se invece tu avvisi che il nemico sta arrivando, che c'è un grande pericolo, e quelli hanno fatto orecchie da mercante, sono fatti loro. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò. La mia speranza è nel Signore. La mia fiducia nel Signore, anche la tua, è nel Signore. Voi ringraziate il Signore, io dico. Io per il mio pastore lo ringraziavo perché ho detto: Signore, tu hai posto un tuo servo che cura l'anima, e quando c'è un minimo di pericolo lo dice. Questa dice: il tuo bastone e la tua verga sono. Mio nonno aveva dietro la porta, ero piccolo io, venivo dal Canada, e lui dietro la porta aveva una cosa, un nervo. Io ho visto sta cosa, stavo chi è sta cosa? E lui, mio nonno, mi fa: quello si chiama il consolatore. E io ero piccolino, non riuscivo a capire che significa consolatore. Non capivano. Dice: la tua verga e il tuo bastone sono la mia consolazione. Gloria a Gesù Cristo. Ringraziate il Signore, c'è qualcuno che ha zelo e non è superficiale e non se ne interessa delle cose di Dio. Io lo leverò in alto. Lo libererò, lo leverò in alto, perché conosce il mio nome. Conosce il mio nome. A lui, a quello che conosce il mio nome, guarda quali sono le promesse. A chi conosce il suo nome. Io ti invito a fare uno studio, conoscere il nome di Gesù. Fai uno studio, approfondisci questa parola. Conoscere il nome di Gesù. Egli mi invocherà, quello che conosce il mio nome, e io gli risponderò
Sarò con lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Gloria a Gesù Cristo. A chi? A chi conosce il mio? Sono salvato, sono liberato. Ho la vittoria in Gesù, che mi ha salvato, che mi ha liberato dalle catene del male. Cristo non cambia mai, non già mai, non già mai. Cristo non cambia mai. No, no, no. Sono salvato, sono liberato. Io ho l'amore di Gesù nel cuore. Sono salvato, sono liberato. Io ho l'amore di Gesù nel cuore. Cristo non cambia mai, non già mai, non già mai. Cristo non cambia mai, no, no, no. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Chi ha ricevuto il consiglio della parola? Chi ha sentito che la parola era per sé, che questa parola ti edifica, ti fortifica, ti libera. Alzati in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Elisa, tu ti devi sedere più avanti, non dietro. Che fai? Te ne vai ancora più dietro? Chi mi collabora? Deve stare vicino, perché devi... Non chi mi collabora deve stare lontano. Lode Gesù Cristo. Sono salvato, sono liberato. Io ho l'amore di Gesù. Sono salvato, sono liberato. Io ho l'amore di Gesù nel cuore. La vittoria, ho la vittoria, ho la vittoria in Gesù, che mi ha salvato, mi ha liberato dalle catene del male. Cristo non cambia, non già mai, non già mai. Cristo non cambia mai, no, no, no. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti vogliamo presentare questo servizio sacro, Padre, l'offerta. Tu conosci i bisogni dell'opera, io ti chiedo, benedici, benedici tutti i presenti, tutta la Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Coro.